La lettera E riguardava la semplificazione e il coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo con il riconoscimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo del CONI del Comitato Paralimpico con trasformazione del medesimo in organo autonomo di diritto pubblico. Allora, se siamo in grado di spiegare perché è stata accorpato il CONI, quindi un emendamento o una lettera prettamente che riguardava un altro tipo di questione con le autorità portuali, noi ne saremmo grati. Magari il riconoscimento della peculiarità dello sport ha relazioni con i traffici dei container o con i porti e noi non lo sappiamo, noi lo ignoriamo, e per questa ragione grazie. Chiediamo che venga votato favorevolmente questo emendamento. Grazie. Grazie onorevole Liuzzi. Onorevole De Lorenzis, prego. Grazie Presidente, io prendo la parola per chiedere al Governo qual è la visione che ha di questo Paese e dei trasporti di questo Paese, perché per esempio ieri sono stati nominati i commissari straordinari di 3 autorità portuali, Bari, Brindisi e Taranto, quindi abbiamo un'intera regione, per esempio, oltre a quelle già citate, che è in balia del fatto che il Governo, invece di fare i decreti attuativi, prende il posto di questo Parlamento, e quindi il Parlamento e soprattutto le forze di maggioranza che da una parte e nell'altro lato del Parlamento affossano la riforma della legge 84-94, oggi avalla una delega in bianco al Governo che non ci dice sui porti cosa vuole fare. Grazie. La ringrazio onorevole De Lorenzis, non ho altri iscritti, pongo in votazione se... Chi è? Prego, onorevole Ricciatti. Sì, grazie signor Presidente. Anche il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà aveva presentato un emendamento soppressivo all'articolo 7, perché per quello che riguarda la riforma dei porti c'è un dibattito, un confronto che va avanti da anni fra chi se ne occupa, fra chi li fa vivere, fra chi li gestisce e poi fra chi ha anche delle responsabilità. E noi riteniamo inaccettabile che oggi il Governo chieda una delega in bianco, di fatto cancellando tutti i confronti che da anni si stanno ripetendo e si stanno continuando. Quindi per annunciare il voto favorevole del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà a questo emendamento. La ringrazio. A questo punto, onorevole Nuti. Grazie Presidente. Chiedo a lei e all'Aula, ma è normale che mentre la collega Costinelli o la collega Liuzzi intervengono su questa delega in bianco di riforma delle autorità portuali,